Buonasera, bentornati ad Accordi e Disaccordi, settimana molto intensa, l'arresto del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha dominato le cronache come era ovvio che fosse, però sulla giustizia i temi sono tantissimi, ci sono le intercettazioni, le polemiche col ministro Carlo Nordio e c'è la riforma Cartabia che è entrata in vigore, i tentativi di modifica. Di tutto questo parleremo stasera col procuratore autore di Catanzaro, Nicola Gratteri, buonasera, buonasera, e con Marco Travaglio. Eccoci, buonasera. Allora, rivediamo le immagini che abbiamo già visto tutti questa settimana, l'arresto di Matteo Messina Denaro. Come ti chiami? No, a posto. L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Procuratore, un arresto singolare, senza manette, i carabinieri non erano incappucciati, ricordiamo quello di Totò Riina, che era un arresto molto diverso, però al di là di questo, qualcuno ha azzardato dire che Cosa Nostra è finita, è un azzardo troppo ampio? No, io non sono un esperto di Cosa Nostra, ma per quello che può essere la mia esperienza, Cosa Nostra si è trasformata come tutte le mafie si evolvono ogni giorno, cambiano, mutano col mutare sociale, le mafie vi esistono perché interagiscono con la società, se non interagissero con la società sarebbero criminalità organizzata, criminalità comune, gangsterismo. Le mafie esistono perché interagiscono, ma man mano che muta la società mutano anche le mafie, quindi quella Cosa Nostra non c'è più. C'è un'altra Cosa Nostra che ci somiglia sempre più. Le mafie ci somigliano sempre più perché sempre più le mafie sono perfettamente inserite nel tessuto sociale, economico e soprattutto frequentano i salotti buoni. Quindi le mafie non sono più emarginate, le mafie non vengono più usate come venivano usate fino agli anni 70-80. Ora le mafie non si fanno più usare, le mafie sono più forti del potere legale e quindi chiedono, mercanteggiano. Quando parliamo di elezioni, il candidato si presenta sul campo, sul territorio, 4-5 mesi prima delle elezioni. Il capomafia è presente 365 giorni l'anno, come abbiamo visto. Quindi dà risposte il capomafia, disposte drogate, clientelari, tutto quello che vogliamo, ma è presente. Il politico è presente solo in quei mesi, quindi è meno credibile agli occhi del popolo rispetto al capomafia. E allora la gente segue più il capomafia che non il popolo. Noi abbiamo visto i filmati in televisione, c'è stata una manifestazione in favore delle forze dell'ordine, in favore contro la mafia, hanno contato 24 persone. In un paese mediamente, quanti erano? 30.000? In un paese di 30.000 abitanti c'erano 24 persone. Questo spiega, sì, che la gente ha paura, ha timore, ma anche che forse lo Stato, dal punto di vista sostanziale, rispetto a quello che dovrebbe fare, rispetto a quelle che sono le risposte che le risposte che la gente chiede, non ci sono o non ci sono stati. E quindi la gente pensa, vede quel soggetto come il modello vincente. Lo vede ricco, elegante, quindi i giovani, soprattutto ignoranti, soprattutto incolti, si immedesimano in quel personaggio. Sì, oltre all'immedesimazione c'è anche il welfare mafioso, no? Che sopperisce dove non arriva lo Stato. Ti voglio far vedere una frase che ha detto Matteo Messina Denaro, guardala. Fino a stanotte ero incensurato, poi non so cosa è successo. C'è una sorta di ironia, un po' di arroganza. Ma secondo te, Marco, 30 anni di latitanza, rimanendo nel territorio, senza aver cambiato i connotati, abbiamo visto, c'è una complicità molto ampia da parte della società civile? Ma, sicuramente. Adesso noi non siamo in grado di dire se il personale sanitario della clinica di Palermo lo conoscesse. Può essere benissimo che non lo conoscessero dopo 30 anni. Che se ne dica dagli identikit, non si poteva minimamente immaginare che quello fosse Messina Denaro. Gli identikit sono imperfetti, come se non vedi una persona per 30 anni puoi immaginare come è diventata, certo. Ma tra l'identikit e la faccia c'è un abisso. Però è chiaro che invece a casa sua, dove c'è una continuità di presenza, c'era un sacco di gente che sapeva chi era Messina Denaro. E il bello è che non è mica una sorpresa,
perché anche Provenzano l'hanno preso sotto casa. Era meno, diciamo, viveur, era più morigerato nel suo stile di vita, quindi si accontentava di abitare in una masseria sfigata con le caciotte al vento, ma diciamo, lo sappiamo benissimo che restano attaccati come la cozza allo scoglio natio. Perché sanno di avere complicità e hanno complicità per le ragioni che diceva Gratteri. Per questo il welfare mafioso dovrebbe essere contrastato con il welfare dello Stato. Io penso alle assurdità che sono state dette quest'estate sui poveri che votavano Conte perché gli aveva dato i 5 Stelle, ma ci sono degli studi che dimostrano che gli aveva dato il reddito di cittadinanza, ma ci sono degli studi che dimostrano che se dai un reddito e quindi dimostri anche di occuparti 365 giorni all'anno di persone delle quali non si è mai occupato nessuno, se non il capo mafia, sottrai manodopera alla mafia. Certo, se riesci a dargli un lavoro è ancora meglio, ma tra il niente e il lavoro c'è di mezzo quel welfare assistenziale che prima non c'era, e quindi è assolutamente necessario che i mafiosi abbiano delle figure di riferimento che vengono dallo Stato e non dalla mafia, perché altrimenti la mafia, ecco, per però, la sua storia Marco, vince. Però Cosa Nostra si dice che è un'organizzazione piramidale, dove c'è un vertice, dove c'è un capo. Quindi se si arresta un capo e si dice l'ultimo padrino, poi in realtà è il penultimo, perché ci ma dovrebbe essere qualcuno. Ma è sempre il penultimo. Morto un boss se ne fa sempre un altro. Tanto più se il boss ha una certa età e una malattia, non so se sia terminale o comunque gravissima, e quindi mette in conto il fatto che deve preparare la successione. Certamente, come non si trovano le carte in quelli che noi chiamiamo covi, che vengono ormai perquisiti in diretta, pensiamo se stessero perquisendo la casa di un signore o di un colletto bianco, in Parlamento si strillerebbe alla violazione della legge Cartabia. Invece è Messina Denaro, quindi si può fare tutto, si può anche dire dove ha le metastasi. Però, al di là di questo, come non si trovano le carte, perché ha avuto tutto il tempo di preparare quel momento, così siamo certi che ci sono i successori. Sappiamo anche che non c'è più una cupola piramidale come quella descritta da Buscetta, quella è finita con Riina e Provenzano. Probabilmente, non so se Gratteri ne sa più di me, ma vista l'efficacia dell'organizzazione dell''Ndrangheta, che è molto più orizzontale e molto più parcellizzata, probabilmente anche Cosa Nostra adesso ha tanti capi, primi inter pares, non ha più un capo unico con gli altri sotto. Per questo io temo che questa cattura importantissima non avrà delle conseguenze, certamente non è un colpo mortale per Cosa Nostra. Se Cosa Nostra è viva, lo è adesso come lo era un mese fa. Se Cosa Nostra è morta, lo è adesso come lo era un mese fa, ma non credo che per la sopravvivenza di Cosa Nostra questo cambi nulla, a meno che naturalmente questo signore, per ragioni di salute, familiari, che ne sappiamo, il rapporto con la figlia e tutto, non faccia la sorpresa e non decida di parlare, ma sarebbe il primo capo vero di quel livello che lo fa. Ha fatto parlare molto un'intervista che Massimo Giletti ha fatto a Salvatore Baiardo il 5 di novembre, uomo vicino a Graviano, poi collaboratore di giustizia, che ha detto queste parole a novembre. Magari chi lo sa che non arrivi un regalino, che magari presumiamo un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso consegnandosi e fare un arresto clamoroso. E così, arrestando lui, magari c'è qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Procuratore, cosa sono queste cose? Che segnali sono questi? Allora, io non rispondo a questa domanda, perché per rispondere a questa domanda bisognerebbe conoscere sul piano storico i documenti che hanno riguardato questa persona che sta parlando, altrimenti non voglio fare discorsi da bar. Io voglio dire due cose della mia esperienza. Io, quando ero alla procura di Reggio Calabria, ero delegato alla cattura dei latitanti e nella mia attività ho catturato 750 latitanti, anche latitanti che lo erano da 23 anni, da 15 anni, da 20 anni, e ho visto una differenza.
tutti quelli che erano imputati di associazione di questo mafioso, li abbiamo presi tutti nel loro territorio. Perché un capo mafia non può lasciare un territorio, perché se lascia il territorio perde di prestigio, di leadership. Si può spostare per brevi periodi, per problemi di salute o per problemi familiari, ma per quanto riguarda il business non si muove dal territorio. Invece i latitanti per associazione di inquisizzata a traffico di stupefacenti girano il mondo da latitanti, perché il loro compito è quello di portare tonnellate di cocaina in Europa. Quindi possono, da latitanti, continuare a fare il lavoro che stavano facendo. Una seconda cosa che volevo dire, uscendo fuori tema, per non rispondere a questa domanda... Sì, è chiaro, abbiamo capito. Quando si trattava del reddito di cittadinanza, io ho fatto delle riunioni in prefettura a Catanzaro, e c'erano anche dei sindaci, e io ho detto: facciamo una cosa, per evitare che prendano questo reddito o prendano un qualsiasi indennità, vi ricordate anche quando venivano con lockdown i computer dati ai ragazzi, i tablet eccetera, ho detto: facciamo una cosa, i comuni diano questo elenco alla prefettura, la prefettura lo dà a Polizia, Carabinieri e Finanze, nell'arco di 2-3 giorni vi diamo risposte certe su chi ha diritto o chi è un evasore totale, un evasore fiscale, e in questo modo non rischiamo, perché ho visto delle persone che andavano a prendere il computer per la figlia e arrivavano con un sub da 90.000 euro. Certo. E si sono tutti ribellati i sindaci, anzi per la precisione associazione dei sindaci calabresi, arrabbiati, perché io volevo commissariare, perché io volevo fare uno stato di polizia, eccetera, eccetera. Poi nel corso del tempo, quasi in ogni indagine che facciamo tra Catanzaro o Reggio Calabria, ci escono sempre 4, 5, 10, 20, 50 che non avevano i requisiti per avere questo reddito di cittadinanza. E quindi questo cosa vuol dire? Facciamo il gioco di chi non vuole assolutamente la cittadinanza. Allora, se invece noi, anziché dare i soldi a pioggia e facciamo prima, creassimo gli strumenti di controllo preventivi, non dopo, perché dopo non abbiamo né gli uomini né i mezzi per fare le indagini dopo, perché abbiamo cose più urgenti e più gravi. Perché non si fanno le cose per bene prima? Perché non potenziamo? Noi abbiamo in ogni provincia una struttura nella prefettura che è il governo centrale nella provincia. Perché non potenziamo le prefetture che hanno a disposizione Polizia, Carabinieri e Finanza per fare tante cose, per fare le interdittive antimafia, per lo scioglimento dei comuni? Utilizziamo le prefetture potenziandole come organico anche a fare questo tipo di cose. Nel momento in cui il governo decide a dare dei contributi, servono dei contributi, anziché darli a pioggia a chi non ha diritto, diamolo a chi ha diritto, facciamo un controllo preventivo in pochissimo tempo, in pochissimi giorni. Allora, si parla molto di intercettazioni. Sentiamo le parole del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. L'indagine si basa su due pilastri fondamentali. Uno, le attività di intercettazione che, se fosse il caso di ribadirlo, sono indispensabili e irrinunciabili nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e non. Senza le intercettazioni non si possono fare indagini, le indagini non portano a nessun risultato. È il caso di ribadirlo, dice il procuratore, perché il ministro Nordio ha detto così, vediamo la grafica. Un mafioso vero non parla al telefono né al cellulare perché sa che c'è il Trojan. Poi in Parlamento ha un po' ritrattato la questione, però sull'intercettazione, Marco, c'è dibattito molto acceso. Ma la cosa imbarazzante è che noi abbiamo un ministro che parla come un umarell ai cantieri, sai, quei vecchietti che, essendo in pensione, vanno ai cantieri e se la contano, danno lezioni agli operai, ai capimastri, sposta quella, la draga, scava lì, vai là, ecco. Lui parla con la stessa genericità e incompetenza. Intanto cosa ne sa lui se i mafiosi parlano o non parlano di reati?
visto che lo dovrebbe sapere Gratteri, forse glielo dovrebbe chiedere, glielo dovrebbe chiedere a De Lucia, lo dovrebbe chiedere, c'è un procuratore nazionale antimafia che li coordina tutti, o almeno dovrebbe, insomma, dovrebbero rivolgersi, lui che ha lavorato a Venezia, a quelli che lavorano sul campo. Poi ogni volta che corregge fa una toppa peggio del buco, perché poi ha detto no, ma io ho detto che non parlano di reati, ma nessuno parla nessun delinquente parla per 24 ore su 24 di reati. E infatti il lavoro che fanno gli investigatori è quello di mettersi lì, magari ascoltano un'intera giornata, un intero mese in cui questo qua parla solo di donne e di calcio, e poi a un certo punto c'è una frase magari allusiva, magari criptica, magari in codice, in cui parla di allora prendi di lì, tiri il filo e cominci a lavorare. E dice, ah, ma quelli intercettano per mesi e mesi. Certo, a volte ci vogliono mesi e mesi prima che dicano una cosa utile. Ma le intercettazioni di cui parla De Lucia sono intercettazioni di persone che sono tutte incensurate, quasi tutte, quindi pensa allo scandalo, no? Dice, ah, intercettano anche quelli non indagati. Certo, se sei parente, amico, amico di un amico di Messina Denaro, per prendere Messina Denaro devi fare una rete amplissima. Dopodiché ci sono persone che parlano di Messina Denaro latitante e loro non hanno commesso nessun reato, neanche dopo che si è ascoltato quello che hanno detto, però hanno dato un contributo per riuscire a capire dov'è, perché magari parlano di quella malattia che Baiardo, che è uomo fedelissimo di Graviano, sapeva probabilmente prima che la sapessero i magistrati e gli investigatori. Perché? Perché tra capi mafia si sa se uno di quel livello si sta facendo la chemioterapia. Baiardo lo sapeva. Baiardo, che al di là di ha ragione Gratteri, non bisogna fare chiacchiere da bar, ma Baiardo sicuramente sapeva, perché lo sapeva Graviano, che Messina Denaro era malato. I magistrati hanno dovuto lavorare mesi e mesi per riuscire a capire che malattia, dove era, dove faceva la chemio, eccetera, eccetera. E quelli lo sapevano già. Ci sono due livelli nelle istituzioni. Questi parlano con personaggi delle istituzioni che sanno benissimo anche dove sta Messina Denaro. Poi, come dice Davigo, ci sono i poveri magistrati onesti e i poveri carabinieri, poliziotti, finanzieri onesti che devono spaccarsi il deretano per riuscire a capire quello che alcuni esponenti delle istituzioni sanno, ma non dicono. La storia della trattativa che cos'è? È la storia di magistrati che davano la caccia a Riina e non sapevano che dietro di loro il Ross trattava con Riina. Quella storia lì dovrebbe insegnarci che lo Stato ha più livelli. Non sono mica tutti servitori dello Stato quelli pagati dallo Stato. Ci sono i gratteri e poi c'è qualche spia che sicuramente sa dove è il latitante che Gratteri deve ancora catturare. Procuratore, volevo, sì, aggiungere... volevo dire qualcosa sulle intercettazioni. Guardi, io faccio questo lavoro dall'86. Io ho iniziato con il sistema di intercettazione, l'RT2000 della Trevisan, che ora non c'è più questa società, RT2000, 4000, 6000, sistema DAT. Poi, a un certo punto, abbiamo iniziato la sperimentazione delle intercettazioni attraverso internet. Cioè, l'intercettazione cos'è? Prima era un nastro, c'era la bobina, e una canzone. È un file. Le sperimentazioni di questo nuovo sistema di intercettazione sono state fatte a Reggio Calabria. Io ero delegato alle intercettazioni e le prime società di intercettazione, come ad esempio Area, ha fatto le intercettazioni, la sperimentazione l'abbiamo fatta a Reggio Calabria, partendo da uno scantinato, da un seminterrato pieno di tope e di bratte. Abbiamo poi fatto la sala di intercettazione più grande ed evoluta che c'era in Italia. E abbiamo da lì, quindi ho un po' di esperienza se parlo di questo, d'accordo? Nel corso degli anni io sono sempre pronto all'evoluzione, tutte le sperimentazioni si fanno, li hanno fatti con me le società. Siamo arrivati oggi quindi anche al Trojan, del quale si parla talmente tanto che dal mio punto di vista non servono più. Sono talmente
state raccontate, narrate, sbagliando, sono state messe anche nei fascicoli le modalità di come si inocula il Trojan, che io non li faccio più, a me non interessa il Trojan. Allora, quindi l'intercettazione, il ministro, facciamo, arrotoliamo il nastro, il ministro durante la campagna elettorale ha detto che le intercettazioni telefoniche costano troppo, devono essere abolite, punto, punto. Quando gli è stato detto, guarda che questo che stai dicendo sulle intercettazioni non è nel programma di Fratelli d'Italia. E quindi poi, come diceva Travaglio, pian piano lui, man mano che dice corregge. Le cose, poi corregge. Poi dice, no, io non mi riferivo alle intercettazioni ambientali, mi riferivo ai telefoni fissi. Allora dico, scusi, guarda che i telefoni fissi costano 3 euro al giorno. Quindi un telefono 3 euro al giorno e sono 2 caffè in un medio bar. Quindi non mi pare che sia un costo esagerato, perché se tu vuoi risparmiare i soldi che si sprecano al Ministero sono le custodie giudiziarie. Le custodie giudiziarie. Le prove. Sì, ma se tu bruci una macchina per strada, poi recuperi la macchina, la manda in custodia giudiziaria e resta lì anni e nessuno se ne rende conto, se ne accorge, se non quando ti arriva l'ispezione, che tu hai tenuto per 5 anni una macchina bruciata, che cosa ti serviva? Là, andiamo lì, quelli si chiamano sprechi. Le intercettazioni no, perché se io dico, io chiamo un tizio, ci vediamo al bar, io sono il capo mafia e quindi sto attento. La persona che io invece incontro è uno poco sveglio o poco attento. Io cosa faccio? Io lavoro sull'altro, non lavoro sul capomafia. Io la prova del capomafia la trovo attraverso quello, e quello è l'esecutore materiale, quello è il garzone di 'Ndrangheta che andrà a commettere l'atto e quindi che lascia tracce mentre si muove, mentre cammina. Quando io lo incontro al bar, gli dico cosa deve fare, deve andare a ammazzare tizio, per ammazzare tizio cammina con la macchina, si può rompere la macchina, ci sono le telecamere all'andato e al ritorno, si può rompere la macchina, se spara, particelle di bagno, bari antimonio e piombo, nelle narici, nelle sopracciglia, nelle orecchie. Posso fare 3.000 riscontri su quella persona che compie un'azione. Quindi l'intercettazione è fissa, mi serve, l'ambientale mi serve, quindi i costi, andiamo ai costi. Il ministro forse non sa che il 15 di dicembre è entrato in vigore un listino che è la media dei 5 centri di spesa più grandi d'Italia. Quindi con quel sistema che, attenzione, che io ho fatto parte di questa commissione, sì, quindi ne posso parlare, cioè da 2 anni, no, ancora prima, durante il governo Orlando è stato aperto questo tavolo per discutere sui costi delle intercettazioni. Abbiamo abbattuto i costi, ancora più di prima, già prima non erano alti perché noi autonomamente avevamo abbassato, ma siccome c'erano piccole procure che avevano costi alti, per la questione dei grandi numeri, no? Più le società lavorano con le grosse procure, più possono tenere i prezzi bassi. Con questa direttiva del Ministero, tutta Italia non può o superare quel costo. E allora, quindi, già mediamente in alcune procure sono diminuite le intercettazioni del 60%. Mentre il Ministro parla, non sa che sono diminuite del 60% in alcune procure importanti. Inoltre, il costo, che già era basso rispetto al risultato, per una disposizione del Ministero è sceso del 50% ancora. L'ultima cosa che voglio dire, l'intercettazione è il mezzo più economico e garantista che esiste, certo, per poter acquisire la prova. Perché? Se io sono indagato, se Travaglio è indagato e raccontiamo cosa abbiamo fatto ed è di rilevanza penale, mi spiegate cosa c'è di più genuino, certo, rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che può dire 10 cose vere e una falsa, e io per capire che quella cosa è vera o è falsa devo impiego 3 anni. Questi sono i ragionamenti. L'intercettazione è la cosa che più ci tranquillizza. Poi
La trascrizione è un'altra cosa. Però su quella, procuratore, sono intervenute già delle riforme. Già c'è la riforma Orlando e la Cartabia, dove oggi non si può nemmeno i nomi. Io infatti volutamente faccio le conferenze stampa perché così i giornalisti mi dicono: ma noi non capiamo niente, andate dai vostri referenti. Abbiamo arrestato XYZ. Abbiamo arrestato 20 presunti innocenti, 200 presunti innocenti, questo gli dico. E quindi poi andate a cercarvi le prove. Ora, ultima cosa. Quindi l'intercettazione è il mezzo più economico e garantista che esiste per acquisire la prova. I costi non è vero che sono alti. Per quanto riguarda l'altro giorno, il ministro cosa ha detto? Ha detto: non è vero, perché in Veneto sono state arrestate le persone e sono uscite sui giornali delle intercettazioni che riguardavano persone non indagate. Premesso che noi non li facciamo nemmeno trascrivere, nelle informative non ci sono. Sì. Quindi si figuri se c'è nella richiesta di custodia cautelare o nelle ordinanze di custodia cautelare. Ma io vorrei sapere, a quel punto il ministro ha mandato l'ufficio ispettivo del ministero in quella procura, ha chiesto a quella procura se è stata aperta un'indagine per capire se c'è stata la fuga di notizie, chi gli ha dato il file, chi gli ha dato la pennetta, chi gli ha dato il cartaceo. Perché poi bisogna andare fino in fondo. Allora, su questo, il procuratore è stato molto chiaro, Marco, però io vorrei aggiungere... Per questo io parlavo di Umarell, perché il ministro non può segnalare i problemi, se ci sono dei problemi li deve risolvere. Lui ha uno strumento che è l'ufficio ispettivo che serve a quello. Quindi perché parla al Parlamento? È il Parlamento che deve chiedere al ministro conto, ma se anche... non il ministro che deve chiedere conto al Parlamento. Ma se anche fossero costose, abbiamo capito che non lo sono, ma se anche fossero costose... 160 milioni all'anno mi pare che abbiano calcolato. Sì, ma noi... Stiamo, oggi. No, ma procuratore, e quanto si recupera? Soltanto nell'indagine Messina-Denaro, soltanto il primo giorno, hanno, grazie a quelle intercettazioni, sequestrato 200 milioni. Cioè, con una botta sola, in un giorno, si sono pagati più del costo complessivo di tutte le intercettazioni fatte in un anno ogni misura di prevenzione, ma se costiamo milioni e milioni di euro, poi lasciamo stare che l'agenzia dei beni confiscati non funziona perché non si è investito sull'agenzia dei beni confiscati nel corso di questi 20 anni. Ma ci sono migliaia di appartamenti che potrebbero essere dati alle forze dell'ordine in custodia, incomodato d'uso alle forze dell'ordine, ma non dopo la confisca, quando sono stati sventrati questi appartamenti. E lo stesso giorno in cui vengono sequestrati entra nella disponibilità, nel possesso, ci fa una graduatoria come per le case popolari, e le forze dell'ordine, a ogni maresciallo gli dai la casa, così è incentivato a stare 2 anni in più in Calabria, in Sicilia o in Campania. Allora Marco, ti chiedo, non sono costose, e se anche lo fossero vale la pena, perché la giustizia ha un costo. Sono fondamentali, lo ribadiscono tutti i magistrati, sono fondamentali per trovare la prova. Ci sono state le riforme, quelle del 2017 di Orlando, quelle del 2019 di Bonafede, la Cartabia. Perché allora si insiste su questa cosa delle intercettazioni per dire gli abusi? Che gli abusi ormai con queste riforme non possono più accadere. Gli abusi sono reato. Quando si dice che i magistrati fanno degli abusi sulle intercettazioni, si dice che fanno dei reati, cioè che intercettano delle persone che non dovrebbero intercettare. Quello è un reato. Il reato è già vietato dalla legge. Non è che devi fare un'altra legge per dire che non ci devono essere gli abusi, perché già adesso è vietato commettere abusi. Tutto questo arrampicarsi sugli specchi, anche esponendosi a figuracce come quelle che sta facendo Nordio, perché poi ha scelto anche il momento peggiore, dopo che arrestano Messina Denaro, anche se vuoi abolire le intercettazioni, se sei furbo stai zitto 3 mesi finché la gente non se ne è dimenticato, e poi le tiri fuori a Ferragosto durante, non so, ci sono i mondiali, gli europei, le olimpiadi, qualcosa c'è sempre per distrarre la gente. Invece no, lui tiene il punto. Perché tutto questo arrampicarsi sugli specchi? Perché non hanno il coraggio di dire la verità, e cioè che vogliono togliere le intercettazioni per i reati dei colletti bianchi, cioè per i reati dei potenti. Vogliono una giustizia di serie A per i signori e una giustizia di serie B per i poveracci. Il problema qual è? È che in questi giorni proprio si vede a occhio nudo che non si può separare a compartimenti stagni
Cosa Nostra e i colletti bianchi, perché senza i colletti bianchi non esisterebbe né Cosa Nostra né la 'Ndrangheta né la Camorra. Questo che dice adesso Travaglio è importantissimo, questo è il nodo. Il nodo è questo. Oggi sempre più, io prima ho parlato velocemente, cioè oggi sempre più vediamo le mafie seduti allo stesso tavolo con il mondo delle professioni. Fino a 20 anni fa, 3 anni fa ci si vergognava a incontrare mafiosi. Oggi sulle spiagge, sui lungomari, sui tavoli, sui lidi, vedi il medico, l'ingegnere, l'avvocato con il noto mafioso. E non ci si vergogna più. Certe volte li vedi che organizzano nelle squadre di calcio, nelle associazioni per le squadre di calcio, associazioni sportive. Cioè, ormai le mafie hanno bisogno di pubblicità. Hanno bisogno di farsi vedere. Spesso sono sponsor di attività sportive. E quindi sempre più noi vediamo questa commistione, anche perché è stato codificato dall''Ndrangheta. Nel 70 è stata creata la Santa. La Santa, inizialmente nel 70 erano 33, come è un numero massonico, 33, che consente ad ogni sgarrista di diventare santista, cioè avere la doppia affiliazione, essere affiliato all''Ndrangheta e far parte di una loggia massonica deviata. Noi diciamo deviata così nessuno ci può denunciare. Ma guardi che le logge massoniche sono molto diffuse, le logge massoniche deviate, quindi tu trovi il massone deviato che è nello stesso tempo un 'ndranghetista. Nella loggia massonica incontra, c'è l'abbraccio col mondo delle professioni. Quindi quando parliamo di appalti, non parliamo che devi vincere l'appalto, ma parliamo se l'opera deve essere costruita o meno. Quindi questo è il grande salto. Sì. E allora come fai a digiungere il reato di mafia inteso in senso stretto, cioè il solito noto, rispetto al professionista incensurato, insospettabile, che tu sai dal punto di vista investigativo che in realtà è la punta avanzata di quella che è la nuova 'Ndrangheta, di quella che è la Cosa Nostra di oggi o la Camorra di oggi. Perché noi continuiamo sempre noi per 40 anni abbiamo narrato una 'Ndrangheta di pastori, al massimo di sequestratori di persone. Noi abbiamo perso nel nostro... conoscenza, noi abbiamo preso sul piano giudiziario in Calabria, abbiamo perso 40 anni, perché nel 69, quando è stata fatta il summit di Montalto, dove per una soffiata sono intervenuti polizia e carabinieri, hanno arrestato oltre 75 capi locali del mondo che erano lì per fare la loro inaugurazione l'anno giudiziario, l'anno dopo al Tribunale di Locri è stata riconosciuta con sentenza l'unitarietà dell''Ndrangheta. L'anno dopo la Corte d'Appello l'ha fatta a fette questa sentenza. Dopo 40 anni, nel 2010, con l'indagine crimine, abbiamo dimostrato l'unitarietà dell''Ndrangheta. Quindi abbiamo perso 40 anni di conoscenza e di opportunità sul piano giudiziario di poter utilizzare questo concetto di unitarietà dell''Ndrangheta per i processi di 'Ndrangheta di 40 anni. Ci rendiamo conto? E ancora oggi stiamo a discutere quando noi sappiamo sul piano giudiziario che esiste la Santa, che esiste la massone deviata, che esiste questa saldatura e questo rapporto intimo connesso tra 'Ndrangheta in senso stretto e mondo delle professioni, e ancora stiamo a discutere se è opportuno o meno l'intercettazione ambientale per i reati contro la pubblica amministrazione. Certo. Chiarissimo. Questo riforma... è molto importante anche l'iconografia, persino l'abbigliamento. Perché se tu continui a raffigurare il mafioso come è stato preso Rina, vestito da poveraccio, provenzano in quell'orribile masseria con le gacciotte, è difficile far capire alla gente che quei signori frequentano i salotti buoni. È molto meglio che finalmente abbiano arrestato un latitante che vestiva bene, eccetera, perché è meno strano che quello frequentasse i salotti buoni. Ma su quell'iconografia si è giocato per raccontare la leggenda dei mondi separati. Sì, un colletto bianco non poteva frequentare Eppure, un pastore. Eppure, prima dell'arrivo dei corleonesi, dei pecorai, c'era Stefano Bontade, certo, che era uno degli uomini più eleganti di Palermo. Invitato in tutti Buscetta, vestiva molto più ricercato di Messina Denaro. Anche lì si sono persi decenni per raccontare appunto pecorai isolati
dalla buona società. E invece no. Invece no, è il contrario. Allora, sulla Cartabia ci sono vari fronti aperti, ce n'è uno però sull'azione penale d'ufficio o su denuncia, no? Però si sta andando verso un, diciamo, un disegno nuovo, ossia il ladro sorpreso a rubare in un negozio, arriva la polizia e lo può fermare. Se il proprietario del negozio entro 48 ore non va a sporgere querela, lo possono rilasciare. Sì. Cosa allora, mettiamo il caso in cui questi due giovanotti, sono due ladri presi nel supermercato, sono in realtà sono incensurati, sono espressione del mafioso del paese, l'imprenditore si guarderà bene andare a denunciare. Anche dopo 48 ore. Certo. Anche dopo 72. Quindi che facciamo? Quindi, però intanto con questa riforma, no? Dici, io ti arresto. Ti tengo 48 ore, se poi non arriva la denuncia, ti scarcero. Ma quindi è scade come lo yogurt, cioè facciamo un fermo di 48 ore che scade come lo yogurt, ma ci rendiamo conto? Poi se non l'avvocato, arriva la querela... Ma scusatemi una cosa, ma voi pensate che siano questi gli strumenti, le riforme per abbattere i tempi del processo? Ma con la riforma Cartabia noi abbiamo semplicemente rallentato, noi abbiamo messo delle zeppe nel codice di procedura penale, che noi rallenteremo i processi per la fase che sarà consentita, perché poi ci sarà la ghigliottina dell'improcedibilità. Certo. Ma se ne pensi, la preudienza prima dell'udienza preliminare, perché un giudice stabilisca se ci sono i presupposti per poter andare all'udienza preliminare. E quindi io già mi sono bruciato un giudice. Allora voi immaginate tutti i tribunali ordinari, dove ci sono mediamente due GIP. Uno fa il GIP e uno fa il GUP. Cioè, e io già con questa udienza, io già mi sono bruciato un giudice. Mi resta uno. E l'altro che faccio? Lo prendo dal collegio. E quindi poi, quando poi questo lo prendo dal collegio, e quindi già mi sono bruciato un altro giudice. E i giudici dei tribunali piccoli sono contati, nei tribunali dove ci sono 9-10 magistrati, e con le incompatibilità, se c'è uno stralcio, noi stiamo vedendo a Vibo Valentia, noi stiamo impazzendo, non si riesce a formare un collegio per le incompatibilità. Con l'incompatibilità, perché basta che fai uno stralcio per un'omessa notifica, e tu devi trovare altri tre giudici per fare quel processo. Quindi, voglio dire, poi se c'è dopo la condanna, se la condanna è inferiore ai 4 anni, tu ti chiami il condannato e discuti su una pena alternativa perché è inferiore ai 4 anni. Ma questa è la velocizzazione del processo? L'Europa aveva chiesto di velocizzare i processi, non di rallentarli. Certo. Ma ancora di questi problemi non li avremo, li avremo ancora più avanti. Li vedremo più avanti. Ora ci fa impressione sul piano mediatico perché non si arrestano i ladri. Certo. Ma i ladri spesso sono il vivaio di quelli che poi diventeranno i garzoni, di quelli che diventeranno i garzoni di 'Ndrangheta. I ladri sono lasciati stare dalle mafie per farli allenare al pericolo, al reato, i pulcini che poi cresceranno. E quindi se loro sanno che non c'è una stazione, c'è un albergo, il proprietario dell'albergo è un tedesco. Sì. E io vado lì e svuoto l'albergo. Sì. E quando lo rintracciamo il tedesco, quello che è a Francoforte, come lo rintracciamo? E quello in 48 ore fa la denuncia? Dove la fa? Come la fa? Sì, certo. Sì, perché deve essere anche personale. Ma ci sono, credete, ci sono tante di quelle zeppe che non avete idea cosa accadrà di gli aeroporti. Ma perché, scusa Marco? Tutti gli stranieri. Rubano gli aeroporti perché lo straniero sta per prendere l'aereo. Certo. E dove lo trovi per fare la querela, Marco, in 24 ore? Giorgia Meloni, la leader di un partito, Fratelli d'Italia, che non ha votato la riforma Cartabia. Adesso è Presidente del Consiglio. Cosa ci vorrebbe a fare delle modifiche sostanziali su questa cosa? La Meloni si è impiccata con le sue mani, non tanto perché ha come alleati due partiti che hanno votato la riforma Cartabia, e cioè Forza Italia con grande entusiasmo e la Lega senza neanche sapere quello che votava, perché la Lega di solito non sa mai quello che vota.
ma soprattutto si è impiccata innamorandosi di Nordio, che Nordio era il candidato al Quirinale della Meloni, certo, pur avendo sempre detto le stesse cose che dice Berlusconi. Se questi di Fratelli d'Italia, come dicono in televisione, sono per la certezza della pena, eccetera, eccetera, io c'ho tanto piacere, ma il loro ministro non dovrebbe essere Nordio. Dovrebbero andare da Bonafede e dirgli scusa, potresti ritornare. E invece hanno preso una tipica norma per la certezza della pena, che era quella che toglieva dall'elenco dei reati per cui è consentita le pene alternative al carcere, sì, i reati contro la pubblica amministrazione, come i reati per mafia, per terrorismo, per contrabbando, per pedofilia e per reati e per violenza sessuale, no? Che cosa hanno fatto questi qua? L'ha proposto Forza Italia, ma l'hanno votato pure la Lega e Fratelli d'Italia hanno di nuovo tolto i reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco. Dov'è la certezza della pena? La certezza della pena c'è stata 2 anni. Perché? Perché se venivi condannato a 5 anni, a 4 anni per corruzione, facevi 4 o 5 anni per corruzione. Adesso non più. Adesso se sei fino a 4 anni, 0. Se sei 5 anni, fai 1 anno con gli sconti. Dov'è la certezza della pena? Quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Procuratore, siamo ai saluti. Hanno sbagliato ministro. Una battuta finale. Falcone diceva che le mafie sono cose umane come le cose umane finiscono. Quando è che si potranno dire sconfitte definitivamente? Quando e se? Guardi, io penso che con un sistema, nel rispetto della Costituzione, con un sistema giudiziario diverso da questo, con un codice penale, un codice di procedura penale, un ordinamento penitenziario diverso da questo, nel rispetto della Costituzione, si potrebbero abbattere le mafie anche dell'80-85%. Nell'arco di 10-12 anni, non di più. Parlare di sconfitta delle mafie non sono nelle condizioni oggi di dirle, vorrei dirle sì. Intanto Falcone non ha detto che le mafie finiranno, le mafie sono un fenomeno umano, quindi se voi fate l'esegesi della frase di Falcone può vuol dire anche finiranno il giorno in cui finisce l'uomo sulla terra, mentre tutti hanno pensato che Falcone invece ha dato un termine, non è vero. Le mafie sono un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani finiranno. Quindi può essere, non dice quando, finiranno quando può anche, continuando la frase, anche quando finisce l'uomo forse sulla terra. Forse sospicio che finisce sulla terra. Però io penso che con un sistema giudiziario forte noi potremmo abbattere le mafie all'80%. Poi dovremmo investire in istruzione. E poi in cultura, non fare l'insalata, prima l'istruzione, perché noi abbiamo generazioni, certo, di ragazzi, certo, che non sanno scrivere in lingua italiana, certo, e che poi parlano dialetto, non, sì, non sanno scrivere in lingua italiana, parlano dialetto e li salva il T9 sui, sì, telefonini, perché altrimenti non sanno scrivere, non sanno scrivere, perché le scuole le abbiamo trasformate in progettifici. Non si insegna più la mattina italiano, storia, geografia, matematica, filosofia, si fanno progetti. Certo. Poi, noi quindi questo però è una ricetta di lungo periodo, che richiede almeno 20 anni, perché noi abbiamo bisogno di istruzione e quindi poi di cultura, sì, ma se ci pensa in ognuno di noi c'è l'1% del nostro modo di pensare che è mafioso, c'è una reazione mafiosa. Lei pensi a un suo collega, lei ha iniziato lo stesso giorno ha fatto tutte le scuole, sì, poi avete vinto un concorso tutte e due. A un certo punto il suo collega viene promosso e lei no. Nella sua testa che reazione ha? Certo. Grazie Gratteri. Prego. Grazie. È stato chiarissimo. Grazie Marco. Pubblicità. Firmate per le dimissioni di Nordio sul sito del Fatto Quotidiano. Travaglio ha lanciato il bando, la petizione per le dimissioni del ministro. Per bandirlo. Pubblicità, poi Andrea Scanzi con le pagelle. Io non mollo, non ho paura di essere diverso dalla massa. Faccio il boia almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti. E odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo.
giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo, mi hanno mai convinto le vostre ragioni. Quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Questo mondo cancella l'abilità di sognare, e tu adesso mi togli quella di sperare. Ti guardo un momento e sento la sofferenza, dimmi se puoi scordarla, se puoi vivere senza. Fare tutto, lo giuro, smetterei di cantare se servisse annullarsi per saperti felice. Lo so, siamo legati dal sangue delle ere e continuo a camminare nonostante tutto. Come fai a credere nell'umanità che intrappola le onde, che non ha verità? Perché non te ne vai in una città all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università, potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film ed è la mia realtà, è solo il mio bisogno che no, non sparirà. Quando sei sdraiato ti carezzo i capelli, ritorna l'amore, i ricordi più belli. Fissi il pavimento girando la stanza, ti guardo parlare ma non è abbastanza. Perché le parole uniscono lentamente i nostri momenti, la notte si parla sempre. I problemi della vita cerchiamo di aiutarci nonostante il dolore non riesca a placarsi. Come fai a credere nell'umanità? Intrappola le onde che non ha verità. Perché non te ne vai, te ne vai in una città all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università, potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film ed è la mia realtà, è solo il mio bisogno che no, mi dispiace, lo ammetto, non sono perfetta. Potevo avere tutto e entrare nella setta delle persone bene in giacca e cravatta che contano i soldi, illuse e distratte. Ho scelto una strada, quella accidentata, che a te sembra inferno ed io chiamo vita. E se questa è la condanna io l'abbraccio e come una droga scorre sotto il braccio. Come fai a credere nell'umanità? Intrappola le onde che non ha verità. Perché non te ne vai in una città all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università, potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film ed è la mia realtà, è solo il mio bisogno che no, non sparirà.
canzoni per amore. Ho chiuse tutte dentro in quarantena e a spingere ogni tanto l'altalena e a dire questa volta è quella buona, però l'amore non muore mai, dipende sempre solo da quanto ne dai, se forse t'amo tanto lo sai, non ti stupire se non te lo dico mai, amore amaro, amore dolce, amore grande, amor di pulce, amore raro, amore vero, amore a pezzi, amore intero, amore amico, amore ameno, amore amato in un clic, amore da non farne a meno, da tenere sempre lì, e sempre così, così stretto fra le braccia per scaldare un po' più il petto, perché le vene per pompare il sangue bene han bisogno soprattutto di emozione, sapesse l'uomo amar di più avrebbe molte più capacità e virtù, conoscerebbe molto di più, sarebbe un uomo vero col suo passepartout per andare in ogni dove, dove trova verità e per capire la realtà, per ridarsi dignità. Il denaro non esiste, ma sì, ma dai, è invenzione, ipocrisia, quanta pazzia, usalo per darlo via, buttalo via, buttalo via, usa solo la poesia e l'armonia, amore amaro, amore dolce, amore grande, amor di pulce, amore raro, amore vero, amore a pezzi, amore intero, amore amico, amore ameno, amore amato in un clic, amore da non farne a meno, da tenere sempre lì, sempre lì, sempre lì.